Siamo ormai nell'imminenza di questo premio Novello Malatesta. Sono cavalli di 4 anni a reclamare per euro 8.000. Tutti al primo nastro, ovviamente a 2.060 il doppio chilometro. Partenza con i nastri sulla retta di là. Sono in 7 al via dopo il ritiro del numero 6. Andiamo a leggere lo schieramento con l'1, Assiolo Jet, Marco Stefani. 2 Aida Francis, Marcello Di Nicola, 3 Achille Aget, Battista Congiu, 4 Asia LL, Andrea Italiano, 5 All in One, Matley, Vittorio Viti, in seconda fila 7 Aida Capar, Antonino Pecoraro, 8 Asiago Light, Adrian Gioni, cavalli che si stanno radunando sulla corsia interna e sono agli ordini dello starter. Uno, due, tre. Buono il segnale. Veloce Asia LL che cerca di scavalcare Aida Francis, partita bene al suo interno. Poi vediamo l'uno di Assiolo Jet. Asia LL passa dopo 150 metri ed è la battistrada con Andrea Vitaliano. Davanti a Aida Francis, poi Assiolo Jet. Vediamo all'esterno Achille Aget che ora Battista Congiu fa ripiegare in quinta posizione dietro a Aida Capar, poi Asiago Light e All-in-One Matley in coda. Rallenta già vistosamente Andrea Vitaliano con Asia LL, tutti in fila indiana, ritmo direi proprio al limite del treno, al che All-in-One Matley, insofferente, accenna a spostare al largo. Viene fuori addirittura 18-2 per la curva. Nonostante il ritmo blando, l'unico a provarci all'esterno è l'In-One Matley. Tutti si sono adeguati al ritmo soporifero della battistrada, che ora arriva al giro in 1-6-9. Viene 35-3, forse il quarto più lento di tutta la stagione cesenate. 35-3. L'In-One Matley avanza all'esterno mentre accenna l'anticipo Marco Stefani con Assiolo Jet. Tanto arriviamo al chilometro passato in 1.23.3. Passaggio, secondo passaggio davanti alle tribune. Asia LL, Aida Francis, Assiolo Jet. All'esterno l'In-One Matley che affianca Aida Capar. Ora Andrea Vitaliano aumenta un po' il ritmo. Viene fuori addirittura 14.6 qui davanti alle tribune. Si è cambiato decisamente registro e avanza Assiolo Jet che raggiunge la schiena di Aida Capar che è sempre seconda. Curva passata in 14.5. Asia LL, Aida Capar e Assiolo Jet che prendono vantaggio. Poi Aida Capar in quarta posizione, retta di là, si sono staccati i primi tre. Asia LL percorre in 14.1 anche questa retta. Si scopre all'esterno Aida Francis. Ne approfitta Marco Stefani che si mette secondo con Assiolo Jet, rompe Aida Francis. Ultima curva numero passata in 14.8 Aida Francis squalificato. Ormai la lotta è fra Asiolo e Assiolo Jet. Assiolo Jet sembra avere energie più fresche, ma Asiolo si difende ancora. Ultimi metri, ci prova Assiolo Jet e sul palo Assiolo Jet probabilmente, dico probabilmente, stampa Asiolo. Al terzo Aida Capar. Quarto Asiago Light, 29.4 a chiudere, si è andati forte il secondo giro. Rivediamo la retta d'arrivo perché i due sono molto vicini. Ci è sembrato che Marco Stefani con Assiolo Jet abbia preso la meglio. Rivediamo il figlio di Gorfont che ci prova e sul palo batte la femmina di precisione. Quindi vittoria per Assiolo Jet, Marco Stefani, il training di Mattia Orlando. Per la signora Lucia Scotto di Vetta, viene a vincere, bissando una recente vittoria sempre qui a Cesena, alla quota di 4.17.